Mini Motor è presente anche a SIMEI 2019, ultima fiera per questo anno. Abbiamo quindi già dibattuto e approfondito tutte quelle che sono state le novità presentate nelle ultime fiere, Cibus Tech, Gulf Manufacturing per quanto riguarda Mini Motor. Andiamo invece a conoscere meglio quello che è invece un team articolato e strutturato all'interno dell'azienda. Davide Zambroni è responsabile per l'Italia dell'area nord-ovest. È un'area molto importante per Mini Motor perché in questa zona, soprattutto col food e con i nostri motori riduttori in acciaio inox, devo cercare di svilupparla nel modo migliore e soprattutto con questa fiera che è proprio nel bel mezzo della mia zona, per me è di estrema importanza, quindi speriamo di fare al meglio per la Mini Motor, che è un'azienda che ha più di 50 anni sul mercato. Quindi adesso il mercato del nord-ovest può contare su una figura di riferimento in Mini Motor che sei tu? Esatto, io supportato dal responsabile commerciale Italia che è Marco Torreggiani. Grazie Davide. Prego, grazie a voi. Sonia Milanese è la responsabile marketing e comunicazione di Mini Motor. Sonia, ciao. Ciao. Quali sono i progetti che avete in cantiere per quanto riguarda appunto la parte marketing e comunicazione? Allora, quello che cerchiamo di fare è trasmettere un po' quelle che sono anche le vicende corporate e di innovazione di prodotto della Mini Motor. Mini Motor sta attraversando un passaggio generazionale e questo è quello che stiamo cercando di far capire anche ai nostri clienti o futuri clienti, e questo passa anche attraverso l'innovazione dei prodotti. Quindi tramite i nostri canali, quindi le pagine social, il sito internet, ma anche tutti i redazionali offline, come può essere appunto Rassegna Alimentare, e facciamo vedere tutto quello che noi stiamo facendo, anche coordinandoci con i nostri distributori e le nostre filiali estere. Stiamo integrando anche il nostro organico, per cui ogni persona che arriva dà anche una parte di sé ed è quello che noi facciamo vedere anche sui social. Quindi non solo motori, non solo azienda, ma anche persone. Grazie Sonia. Grazie, grazie, arrivederci. Maurizio Audisio è responsabile per quanto riguarda l'esportazione in Europa di Mini Motor. Allora, quali sono per Mini Motor i mercati in Europa più interessanti o comunque quali sono i trend di mercato per voi? Allora sì, grazie intanto per questa opportunità. Allora, beh, io ho iniziato da giugno, quindi sono un po' una new entry per Mini Motor, per un progetto di Andrea Franceschini per approcciare in un modo diverso il mercato anche a livello Europa, quindi avere sì i nostri rivenditori su tutti i paesi, quindi su tutte le country, siamo presenti in 55 paesi, ma in particolar modo cercare di, soprattutto in Europa, approcciare direttamente le aziende, grosse aziende, già nostri clienti in Italia ma con delle sedi anche in Europa, e per poter appunto approcciarle e riuscire a presentarci direttamente o tramite i nostri rivenditori o direttamente sulle aziende. Per quanto riguarda l'Europa, come supportate le aziende straniere? Allora, noi in questo momento abbiamo una rete di rivenditori locali che ci danno appunto l'opportunità di avere entrature all'interno delle maggiori e le più grandi e importanti aziende a livello europeo, e siamo presenti un po' su tutto il globo. In questo momento abbiamo anche un'attenzione maggiore soprattutto in Europa, in paesi come la Germania, la Francia, la Spagna e il nord Europa, dai paesi nordici, dove abbiamo veramente un grande lavoro, abbiamo una grande richiesta da parte delle aziende di avere contatti diretti con noi. Quindi è un progetto che è appena partito ma che sta dando già dei buoni risultati, quindi andiamo avanti così. Grazie. Grazie mille.